Allora, pochi hanno creduto che il ricorso al TAR fatto, anzi nessuno sapeva, così almeno specifichiamo meglio, nessuno sapeva che io come sindaco avevo fatto fare un ricorso al TAR contro l'amministrazione dello Stato, e cioè contro il Ministero dei Beni Culturali, i quali hanno bloccato per un anno tutti i lavori, senza motivo. E questa sentenza al TAR, che io ho fatto con tutta riservatezza per un motivo pratico, perché purtroppo vivo dell'esperienza che quando in materia soprattutto delicata si fa qualcosa avvisando tutti, le truppe del no si organizzano per non far fare nulla, o perlomeno per mettere intralci sul percorso anche dei provvedimenti amministrativi che superano i confini di Civitavecchia e arrivano anche ad alto livello. Tant'è vero che una delle minacce che mi fu fatta dal sottosegretario è, dice, inutile che fate ricorsi, perché tanto poi al Consiglio di Stato ci arriviamo noi. Fortunatamente il signor Giro non è più sottosegretario e quindi a novembre, quando sarà quantificata dal TAR la quantità di danno che dovrà essere pagata al Comune, perché in questo ricorso al TAR c'è anche una richiesta di risarcimento danni al Comune di 3 milioni di euro, che tra l'altro a noi ci sembrava pure poco, però ecco, 3 milioni di euro. Ha già fissato l'udienza al TAR per il 21 novembre e il 21 novembre sarà quantificato il danno e quindi si passerà anche all'altra parte. Ma quello che più conta intanto è che il TAR recita così: ritenuto che gli atti posti in essere dalla sovrintendenza appaiono avere natura soprassessoria, registrate questa parola che è tecnica ma che in poche parole semplici significa che hanno esagerato e sono andate oltre i loro poteri, e che la pretesa del comune ricorrente ad ottenere la definitiva conclusione del procedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, tenuto conto del tempo trascorso, debba essere tutelata la pretesa del Comune, ordinando all'amministrazione di provvedere in via definitiva, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, previa sospensione degli effetti del provvedimento del 17/11/2011. Quindi il provvedimento del 17/11/2011 che bloccava tutto è stato sospeso. Adesso all'ufficio stampa farò fare una rassegna stampa complessiva dall'inizio della vicenda con tutti gli interventi, perché la città deve sapere meglio, e la memoria gli deve essere anche risvegliata, di chi è stato e di chi ha partecipato a questo, non so come definirlo, a questo percorso arbitrario perpetrato contro il comune, contro la città, solo perché l'obiettivo era andare contro il sindaco. Solo per questo motivo. Però io sono capoccione, quando ho ragione pretendo di difenderla, l'ho difesa riservatamente. L'incarico è stato dato a due bravi, che non nel senso bravi professori e amministrativisti universitari, che hanno portato il risultato a casa. Voglio anche aggiungere che peraltro quando Giro andò via, e questo sarà meglio specificato nel comunicato scritto che vi daremo, quando, ringraziando il Dio, non l'hanno riconfermato sottosegretario perché è incapace, perché quello che ha combinato questo signore da quando è stato segretario, ma dappertutto, mica solo a Civitavecchia, perché dovunque andava faceva danni, compresa Roma, a cominciare da Roma.
quando, ripeto, Giro se n'è andato, la lettera di risposta a una nostra sollecitazione mandata dalle Belle Arti fu una lettera che già si differenziava dalla prima posizione, proprio perché Giro c'era più, allora potevano distanziarsi. E la posizione riduceva a una questione di pochi metri cubi, perché di questo si tratterebbe, che sono i famosi volumi tecnici, non volumi tecnici, siccome lì non era previsto niente dall'appalto di volumi non tecnici, l'unica cosa che poteva essere contestata era un pezzo di vuoto rispetto allo spazio occupato dai volumi tecnici. Ma io questo non voglio mettermi adesso a ragionare, voglio dire semplicemente che la condanna è duplice dell'operato fatto con il provvedimento del 17/11/2011. Hanno bloccato la marina per un anno e qualche mese. Si dovrebbero vergognare. Ogni tanto però la giustizia prevale, e il fatto che venga fatta giustizia al comune, alla collettività e a coloro che ci hanno lavorato, perché i nostri dirigenti, a cominciare da Iorio, che avevo visto, non so dov'è, ecco, troppo umile, si nasconde sempre. Vieni Iorio, vieni qua. Da tecnico, e da, mi pare che tu eri Serup, responsabile del procedimento, ne ha subite di tutti i colori, come tecnico. Non voglio entrare nel merito di quello che ha subito, perché non voglio andare oltre. Però devo dire che con coraggio e con capacità professionale ha sempre messo nero su bianco, mandando una copia di quello che scriveva dappertutto, compresa la procura, ma con una grande serenità. Io mi ricordo gli feci una domanda e gli dico: ma tu sei tranquillo su quello che hai scritto? Lui mi disse: io sono tranquillissimo, perché ho fatto quello che dovevo fare. Adesso lo dice pure il magistrato, quindi come vedi ci provano, però non ci riescono. Detto questo, noi riprenderemo i lavori nei tempi consentiti. Io mi auguro che coloro che riceveranno, che hanno sicuramente già ricevuto questo provvedimento del TAR, cioè il Ministero, gli uffici, peraltro c'è stato anche un cambiamento di dirigente, non c'è più, vabbè, non facciamo i nomi, sono stati cambiati i dirigenti, c'è un nuovo dirigente, e quindi spero che, non avendo i condizionamenti di Giro, oggi sia in condizione, sulla base del provvedimento del TAR, di comportarsi di conseguenza, e cioè di rispondere non il 15° giorno, ma mi auguro nei prossimi giorni, con la chiusura del provvedimento. Il provvedimento non può che essere chiuso favorevolmente, o potrebbero pure non rispondere. Abbiamo valutato tutte le ipotesi, nell'un caso e nell'altro, con la tranquillità della sentenza del TAR, che comunque sospende la validità di quella, come si dice, sospensione generale di tutto il cantiere, noi, con la serenità di chi aveva ragione e di chi si è comportato bene e di chi non ha commesso nessun abuso, possiamo riprendere il lavoro, e ci auguriamo, ora parleremo con l'impresa, meglio col direttore dei lavori, faremo una riunione tecnica e decideremo il da farsi nel più breve tempo possibile. Io mi auguro, perché sarebbe un grande regalo alla città, e per chi come me crede forse un regalo di Santa Fermina alla città, che ci consente, che mi farebbe piacere fare due feste contestualmente, quella di Santa Fermina contestualmente alla riapertura di tutto, all'apertura, all'inaugurazione della nuova marina, che se si volesse potrebbe essere completata in questo arco di tempo, da qui al 28. Prego.
E la sistemazione del verde e qualcosa sull'impianto elettrico. Queste sono le... Se viaggiano velocemente, nel senso se mettono la quantità di operai giusti per fare un lavoro normale, in 15 giorni, una ventina, si chiude tutto. Oh, altra cosa. Il famoso tavolo chiesto dalla sovrintendenza a cui partecipò la regione, il comune, la... quel tavolo... che pose la questione... La Regione, e quindi ringrazio anche la Polverini e anche il vicepresidente Ciocchetti, Luciano Ciocchetti, si resero disponibili per darci una mano. Allora, cosa fecero? Dissero, ma se qui c'è una tesi del Comune che dice che abuso non c'è, e una tesi della dottoressa Galloni che dice che abuso c'è, facciamo una verifica tecnica a livello regionale, e fu fatta un incontro tecnico al quale parteciparono per il Comune Massimo Piacentini, che era il dirigente, per la Regione Carini, che era il dirigente, per il Ministero la Galloni, e mi pare, e poi c'era Ciocchetti che secondo. Quindi una riunione a livello tecnico. Da quella riunione a livello tecnico venne fuori che, per chiudere tutta la vicenda della 167, che qui si dice di chiudere il più presto possibile, fu raggiunto un accordo che prevedeva la realizzazione di una sorta di piede del muro a... insomma, con fiori, piante, terra, insomma, una cosa bella, tra l'altro. Furono dati i tempi, noi in 24 ore tirammo fuori il progetto, lo approvammo in giunta, lo mandammo in regione, la regione Carini approvò e mandò al MIUR, come si chiama? La sovrintendenza. Ecco, alla sovrintendenza mandò anche il suo parere favorevole, quindi arrivò in sovrintendenza col parere favorevole nostro e della Regione. La sovrintendenza non volle chiudere il procedimento perché la Galloni pretendeva che noi ritirassimo prima il ricorso al Presidente della Repubblica. Siccome io non sono solito fidarmi di certa gente, e conoscendo bene l'amministrazione dello Stato, ho detto che prima che mi rendevo disponibile a ritirare il ricorso al Presidente della Repubblica, ma solo dopo che la sovrintendenza avesse fornito anche lei il parere favorevole. La sovrintendenza pretendeva invece, cosa che non avrebbe potuto fare, perché ne sa tanto di mafioso una roba del genere, tu ritiri il ricorso al Presidente della Repubblica perché se no io non metto una firma che avevi concordato in regione? Ma che modo è questo? Cioè tu dirigente ricatti un comune che ha fatto un ricorso perché pensa di averne la ragione di farlo al Presidente della Repubblica? Non è escluso che nei confronti della signora io faccia anche un esposto del genere. Quindi c'è ancora in corso il Presidente? Aspetto. Questo è l'aspetto totale, che quindi riapre il cantiere. Anzi, adesso loro, i dirigenti, prima erano la Pierdominici e la Franca. La Franca, ma la Franca non sa che è rimasta. Eh? La Franca non sa che è rimasta. È rimasta? Ecco, la Pierdominici è andata via e è stata sostituita da un altro architetto, che è il responsabile. Questo avrà questa posta, noi faremo una lettera coerente a questa sentenza, in cui chiederemo di risponderci nel più breve tempo possibile, secondo l'accordo fatto in regione, la posizione, certo. Lo dicono qui che ci abbiamo ragione. L'hanno definiti atteggiamenti soprassessori.
Tra l'altro, una volta definiti così, la condanna economica che decideranno a novembre è sicura, solo la quantità potranno cambiare rispetto alla richiesta, ma che vengano condannati a novembre a pagare i danni a un'amministrazione che senza motivo supera qualunque tempo e non consente all'amministrazione di completare i propri lavori è un ragionamento assolutamente folle, certamente non democratico. Rispetto a questa domanda devi precisare qualcosa? No, soltanto che quella scarpata è stata approvata con una delibera di giunta, quindi ad oggi è ancora valida.